Diversi dipendenti della Ergon hanno avviato quest'oggi lo sciopero della fame. Ancora una volta viene denunciato il mancato ricevimento degli stipendi da diverse mensilità. Non solo, gli operai hanno cominciato lo sciopero della fame anche in considerazione del fatto che, secondo quanto da loro sostenuto, alcuni pagamenti da parte della Ergon sono stati avviati, ma solo per alcuni operai. Una discrezionalità, stando sempre a quanto raccontato dagli operai, che non trova giustificazioni. Ricordiamo che poco più di una settimana fa alcuni dipendenti erano saliti sulla torretta della Ergon e vi erano rimasti per 4 giorni. Fondamentale per farli scendere furono le visite e le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del presidente del parco, Tommaso Pellegrino.